Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Di Battista, come governa Giorgia Meloni? Allora, dopo un'estate tra l'altro anche complicata per molti cittadini che si sono potuti permettere magari una settimana di vacanza al posto di due settimane lo scorso anno, in molte località si sono registrate anche delle affluenze inferiori alle aspettative. Un'estate anche complicata durante la quale dal punto di vista mediatico una parte di opposizione ha preferito cavalcare scemenze come frasi di Gianbruno o libro di Vannacci. Oggi milioni di italiani iniziano a fare i conti con la realtà e anche il governo Meloni. A luglio la produzione industriale è calata allo 0,7% e la Commissione europea ha appena rivisto a ribasso anche il prodotto interno lordo dell'Italia e dell'Europa, posto che io non ho mai ritenuto che fosse il prodotto interno lordo, diciamo, la migliore categoria per giudicare uno stato di salute di un paese, però è attraverso il PIL che poi si possono o non possono fare una serie di manovre anche di leggi. È l'unità di misura, esatto. Sì. Dal punto di vista degli sbarchi è una roba drammatica. Io ricordo quando Libero, un giornale di riferimento del centrodestra in particolare, un giornale che per me sostiene il governo Meloni, pubblicava in prima pagina la scritta: da ora non partiamo più, tantam in Africa, circola la voce che c'è un governo duro, quindi meglio stare a casa. Scemenze, propaganda. La situazione per me è complicata, il paese è a pezzi, l'inflazione è calata a 5,5%, ma in realtà, io lo dico sempre, il carrello della spesa in realtà è drammaticamente alto. Milioni di cittadini non hanno più denari dopo due anni di Covid, ovviamente la Meloni non c'entra niente, dopo un governo Draghi che per me ha preso delle scelte scellerate e dopo un anno di governo Meloni durante il quale per me si è fatto soprattutto propaganda. Questo è lo stato dell'arte. Il paese è a pezzi, mi auguro che possa dedicarsi al sociale, mi auguro che possano smettere di fare propaganda oggi in vista addirittura delle elezioni europee, Giovanni, perché è evidente che Salvini e Meloni si stanno facendo e si faranno una battaglia elettorale nei prossimi mesi, e mi auguro che si possa cambiare rotta anche rispetto alla guerra in Ucraina, che è la problematica principale intorno alla quale drammaticamente ruota.